fa male perché a un certo punto pensi che porti a casa 3 punti, invece ne porti a casa uno. E abbiamo sofferto un po' alla fine, ma come dicevo prima, i vostri colleghi non ricordo miracoli di Adamonis, quindi sembrava un po', non dico sotto controllo, perché loro hanno messo su un attaccante in più, ci hanno provato, ci siamo abbassati per forza di cose perché il portiere faceva questi lanci di 60 metri e quindi noi per forza di cose eravamo vicino alla nostra area di rigore. Abbiamo provato comunque a giocare, se non sbaglio, forse un'occasione importante l'abbiamo avuta noi nel secondo tempo, il portiere è stato molto bravo loro, però brucia perché, ripeto, sei lì che pensi di portare a casa 3 punti e ne porti a casa uno. È sempre una buona prestazione comunque. Questo campionato è difficilissimo, non c'è una squadra secondo me dove arrivi e vinci facile. Loro erano motivatissimi, tra l'altro stanno facendo molto bene, sono neopromossa, hanno tanto entusiasmo ed è una buona squadra. I punti che hanno non sono casuali, in più avevano queste motivazioni di questa struttura bellissima, in più giocavano contro il Perugia. Però hai ragione, è stata una partita sporca, interrotta, tanti falli, si giocava poco, il primo tempo abbiamo fatto anche fatica a giocare, a cercare di costruire per come siamo abituati noi, per l'idea che abbiamo noi. Forse ci manca quella cinicità per andare avanti oltre l'1-0, perché quando siamo sull'1-0 dobbiamo andare a cercare il 2-0, noi non siamo la squadra che si chiude lì e porta a casa i risultati. Oppure ci sta a soffrire perché ci sta, l'abbiamo fatto anche bene, però un gol lo puoi prendere e quindi l'idea è sempre quella di provare a continuare a giocare per fare il 2-0 e quindi questa è la nostra filosofia. Fa malissimo perché è un pareggio che sa di sconfitta, però dobbiamo anche prenderci delle volte queste cose che ci faranno crescere sicuramente. Dispiace, dovevamo chiudere forse prima la partita, però sapevamo che non era un campo facile e dobbiamo ormai prenderci questo risultato e da lunedì ripartire a testa alta per ritornare alla vittoria in casa contro la Carrarese. È mancata forse un po' di attenzione nelle ultime palle inattive, che già qualche palla prima avevamo rischiato qualcosa e purtroppo nell'ultima palla l'abbiamo pagata a caro prezzo. Sapevamo che loro erano bravi su queste situazioni e purtroppo abbiamo preso il gol del pareggio allo scadere, diciamo. E sappiamo che sabato arriva la Carrarese, che è un'altra squadra importante, però noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, a pensare a lavorare bene e niente, pensare a riportare subito il Perugia alla vittoria.